visto che ha una slitta così veloce, mi consegni questo pacco al direttore dell'autodromo. Ti riferisci alla GT? Certo. Ma non sono mica Babbo Natale, Claudio. Guarda, risolvo subito il problema. Abbiamo portato in pista questa Kia GT, che è una Kia molto particolare, intanto esclusiva perché è prodotta in sole 500 unità, di cui 70 per l'Italia, e le sue caratteristiche sono molto particolari. Infatti il motore è un 1.6 iniezione diretta che su questa vettura speciale è stato dotato di un turbocompressore twin scroll e arriva ad una potenza massima di ben 204 cavalli. Una potenza massima che si abbina a tutto un lavoro di setup, a partire dagli ammortizzatori irrigiditi, le molle irrigidite, la barra stabilizzatrice di più grosso diametro, ruote da 18 pollici con pneumatici 225 appositamente studiati per questa vettura, freni sovradimensionati, insomma un lavoro che ha fatto sì che questa macchina che condivide le dimensioni e parte delle sue componenti con la SID normale diventi una vettura giusta da guidare tutti i giorni, ma assolutamente in grado di appagare anche in circuito dove siamo oggi. I numeri di questa Kia GT sono da Gran Turismo di tutto rispetto, si parla di uno scatto da 0 a 100 in poco più di 7 secondi e mezzo, una velocità massima di 230 km all'ora, ma più di questi numeri quello che ci impressiona veramente alla guida è l'assetto che effettivamente la rende godibile anche su pista. Claudio, questi qua però li consegni te. Vabbè, dammi il cappello. La Kia GT è la prima vettura sportiva della casa coreana. Una vettura che è già stata raccontata dal collega che mi ha preceduto nel ruolo di Babbo Natale, facendo chiaramente la parte del babbo veloce. A me tocca il compito di interpretare il Babbo Natale, diciamo, più tranquillo. Ma parliamo di questa macchina per quello che sono i suoi valori. L'abitacolo della GT è ampio e accogliente anche nei posti posteriori. Quelli davanti, avvolgenti, sono di tipo recaro. Capiente anche il bagagliaio, più di quanto ci si possa aspettare da una vettura GT. Parola di Babbo Natale. Il posto guida è razionale, ergonomico e coreografico, passateci il termine. Premendo il pulsante GT sul volante, si passa dalla lettura digitale degli strumenti a quella analogica. Sulla plancia, sulla console, sulla plafoniera e sullo stesso volante si contano una settantina di pulsanti. Volando un po' di fantasia, sembra di essere nella cabina di pilotaggio di un aereo di linea. Anche i punti luce abbondano fuori e dentro. Tra le curiosità, segnaliamo la scritta GT illuminata sulla piantana che regge la portiera, affiancata dalla targhetta col numero di produzione limitata. Il design della SID GT, seducente, filante, muscolare, porta la firma di Peter Schreier. Ci sono alcuni particolari, come per esempio questi LED, 4 LED per lato, a forma di ghiaccio, di cubetti di ghiaccio, che oltre ad essere originali accentuano quello che può essere la forza comunicativa di questo frontale. Un frontale che è caratterizzato anche da quella striscia rossa, un dettaglio apparentemente banale ma che contribuisce esteticamente, oserei dire graficamente, ad accentuare ulteriormente questa dote, no, sportiva. Sì, chi è?
Sono Babbo Natale, ho un regalo per lei. Faccia presto però, perché ho 204 cavalli che scalpitano. Cavalli? Ma Babbo Natale non usa le renne? Una volta.